Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro tre idee per decorare le uova di Pasqua con la carta stagnola, quindi andrò prima a realizzare una base con la carta stagnola e poi andrò a decorare le uova di Pasqua. È tutto molto semplice e molto veloce e poi potrete utilizzare le uova come volete, perché appunto non andremo a toccare il guscio. Ma andiamo subito a vedere come realizzare queste uova. Come prima cosa vado appunto a creare la base con il foglio di alluminio, quello che si utilizza per gli alimenti. Con l'aiuto di un piatto piccolo vado a realizzare la forma di un cerchio sul mio pezzo di carta stagnola appunto, e poi seguendo questa linea guida vado a tagliare il mio foglio di carta appunto seguendo la forma. Utilizzerò appunto questo foglio di carta alluminio per rivestire il mio uovo. Quindi posiziono l'uovo al centro e poi con un po' di calma e di pazienza vado a rivestire il mio uovo. Magari per il primo potreste incontrare un po' di difficoltà, ma poi dal secondo in poi vi assicuro che il procedimento è velocissimo e semplicissimo. Nel mio caso la carta stagnola è anche un po' troppa, quindi vado ad eliminarne un pezzettino. E poi vado a livellare la carta aiutandomi anche con la forbice, quindi prima vado a lisciarla con le dita finché riesco e poi la vado a rendere il più liscia possibile con aiutandomi appunto con il manico di plastica della forbice. Questo qui sarà il risultato finale e già così l'uovo è bellissimo, quindi se non avete tempo o voglia di decorarlo, questo qui è già un ottimo risultato, magari utilizzando anche delle stagnole di colore diverso. Per la prima idea a questo punto vado a colorare le mie uova con gli smalti, ma potete utilizzare anche i colori acrilici. E in questo uovo vado a creare delle decorazioni a forma di fiorellino che poi vado a riempire anche con delle foglioline verdi. Per il secondo uovo invece vado a realizzare delle semplici strisce tutto intorno appunto all'uovo di diversi colori. Per la terza idea invece vado semplicemente a disegnare un cuore gigante al centro dell'uovo e poi vado a riempire il resto con dei pois tutti colorati. E questa era la prima idea, quindi per la prima idea vado semplicemente a decorare le uova con degli smalti o appunto dei colori acrilici. Per la seconda idea invece vado ad utilizzare un cordino. Io purtroppo ho soltanto questo qui argento, ma ovviamente potete utilizzare dei colori più accesi o comunque dei colori pastelli, e semplicemente vado ad incollare con della colla a caldo il mio cordino tutto attorno all'uovo, facendolo appunto girare tutto attorno all'uovo. Questo qui è l'idea più veloce, ma è anche quella che come risultato mi piace di più. E completo appunto l'intero uovo andando a fissare poi sia l'inizio che la fine con una bella goccia di colla e poi andando a tagliare il cordino. Per l'ultima idea invece vado a creare prima una base con delle foglie. Queste sono foglie di plastica, dei fiori di plastica appunto, dei fiori finti. E poi una volta che ho creato una base in modo da dargli una base uniforme appunto, vado ad incollare sopra anche dei fiorellini. Io ho scelto delle margheritine, delle roselline. Cercate di farli più fissi possibile e il risultato sarà migliore insomma.
E niente, queste qui erano le tre idee che vi propongo in questo video. Se volete altri video di uova, ne trovate altre nel canale. Nel frattempo lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il video o semplicemente per sostenermi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!